Mondo non mi deve nulla, lo pubblica Edizioni E.O., tra l'altro una casa editrice con cui mi sembra tu abbia una certa confidenza, che è stato presentato a Roma in occasione di Libri Come, e, insomma, si presenta anche nel nostro piccolo qui a Radio Città Futura. È una storia un po' diversa da quelle che abbiamo letto da parte di Massimo Carlotto. Intanto l'ambientazione, siamo a Rimini. Non ti capita spesso di andare così a sud, in Italia almeno, è vero o no? A parte Cagliari in alcuni casi. No, in effetti il fatto è che è nato casualmente a Rimini questo racconto, nel senso che io veramente camminavo lungo la Viale Principe Amedeo e ho visto questo signore che guardava una finestra aperta. E ho scoperto che una finestra aperta è irresistibile dal punto di vista narrativo, per cui lì è nato il personaggio, il primo personaggio, Adelmo. E quindi poi Rimini è estremamente affascinante perché veramente sembra una nave pronta a staccarsi e andare alla deriva. Affascinante anche per i suoi abitanti, non solo per chi sta dalla parte del torto, chi dei due sta dalla parte del torto e chi della ragione, ma anche per coloro, insomma, non solo per coloro che sono nati a Rimini, che hanno il loro carattere e qualcuno li ha raccontati anche bene tempo fa, ma anche per coloro che hanno scelto di andare a vivere lì ha scelto di andare a vivere lì proprio oltre ad Adelmo, l'altra protagonista del romanzo. Insomma, raccontaci qualcosa del personaggio femminile. Lise è tedesca, un ex croupier che ha passato la vita nei casinò sulle navi, che a un certo punto va in pensione e quindi sbarca. Sbarca, va a Rimini perché a Rimini ha vissuto un suo grande amore e poi in realtà non lo trova e si arrende all'idea che non lo troverà mai più. E Elise è un personaggio molto particolare, è una donna dalle idee estremamente chiare. Terribilmente chiare. Terribilmente chiare, però è una donna che è abituata al gioco, il mondo del gioco è un mondo di chiarezza e anche di durezza. Il mondo dei casinò è un mondo spietato e lei rappresenta la massima evidenza da questo punto di vista. Si diceva poco fa che questo libro è nato proprio con l'osservazione della realtà minuta, perché passeggiando sulla strada di Rimini hai notato una persona che guardava una finestra aperta. Dall'osservazione della realtà sono nati anche i tuoi precedenti lavori, però con una realtà diversa, quella raccontata forse nelle inchieste giornalistiche, le mappe della criminalità e quant'altro. In questo caso colui che compie il reato non è un professionista del crimine. Insomma, perché? Anzi, è il peggior ladro che esista sulla faccia della terra. Sono due personaggi completamente diversi, perché Adelmo è il classico lavoratore che era nato e cresciuto con un'idea precisa della vita ed è arrivata la crisi che ha spazzato via ogni idea ed è perso, nel senso che vaga per Rimini alla ricerca di se stesso. Dall'altra parte abbiamo una donna che ha le idee assolutamente chiare sulla vita, ma è arrivata una banca e con i suoi derivati l'ha fregata completamente e anche lei alla deriva. Ecco. Il ragionamento di fondo è che la crisi ha modificato antropologicamente le persone, la società. E quindi persone completamente diverse che hanno in comune il problema della crisi, della povertà incipiente, futura o presente, possono alla fine trovare una forma di dialogo. Insomma, anche questa è una realtà da raccontare. Sappiamo, insomma, che tu hai diverse volte utilizzato il genere proprio per raccontare realtà. Ecco, la mancanza di lavoro, la mancanza di denaro determinano nei due personaggi alcune scelte. Questo ci fa riflettere anche su come questi due elementi, il denaro e il lavoro, siano determinanti per l'identità di ognuno nella nostra società. Altrove forse non è così. Insomma, è anche questo che racconti. Esattamente, racconto proprio questo. Senza lavoro, senza denaro, non esiste più una relazione precisa con la dignità della vita. E questo è quello che spaventa le persone. Soprattutto in quel tipo di classe, che è quella di Adelmo o di sua moglie, la Carlina,
c'è un senso di vuoto e di spavento rispetto al futuro. E questa è una cosa che mi affascina molto dal punto di vista narrativo, perché è una cosa da parare. A Rimini ho fatto il giro dei bar dove si gioca a carte, dove ci sono tutti i licenziati, tutti i senza lavoro che giocano e parlano ossessivamente di lavoro e di denaro, perché il lavoro rappresentava l'unica forma di vita. Cioè, loro sono nati e cresciuti con questa dimensione. Perderlo è stato perdere tutto. E quindi è una cosa che secondo me è molto interessante raccontarla. Raccontarla attraverso la figura di un ladro maldestro è una figura per entrare nel mondo della commedia, perché due persone così diverse che si incontrano cadono per forza in una comicità involontaria. Insomma, la canzone leggera, la canzonetta, qualcuno la chiamava dispregiativamente, torna spesso nei tuoi romanzi. Perché? Io adoro la canzonetta perché non è affatto canzonetta da un lato e dall'altro perché è profondamente radicata nell'immaginario collettivo di questo paese. Basta citare un brano e uno si ricorda un periodo, un sacco di atmosfere, e per cui dai tempi di Arrivederci Amore Ciao che uso molto spesso. È un luogo comune nel senso migliore del termine, forse. Sì, sì, nel senso migliore del termine. In questo caso, nel caso del mondo non mi deve nulla, a che punto sono i lavori di trasposizione teatrale? Ah, iniziamo domani, debutterà giugno, Liz sarà Pamela Villoresi, Claudio Casadio sarà Demo. Io non vedo l'ora di vederlo, nel senso che sono due personaggi adattissimi, due attori proprio, perché da Villoresi ha la mamma tedesca, quindi il personaggio un po' di tedeschitudine ce l'ha. E vabbè, Claudio Casadio è proprio un romagnolo doc, quindi sì, sarà un Adelmo perfetto. Il gioco del teatro, di quella scatola lì, quella grande scatola, ti piace? Ti trovi a tuo agio o stai meglio davanti alla pagina bianca a scrivere? No, io amo moltissimo il teatro, non riesco a stare lontano dal teatro perché è una scrittura che si basa esclusivamente sulle emozioni, sono travolgenti anche per chi scrive. Lavorare alla riduzione teatrale di questo testo è stata un'avventura straordinaria, perché entri in un altro mondo, nel senso che sei in platea e guardi il palcoscenico mentre scrivi, e quindi è veramente un altro pianeta narrativo. E in più hai a che fare con delle altre persone, gli attori, i registi. Questo mi piace moltissimo, mi piace in generale condividere il lavoro, nel senso che tu scrivi una storia e poi è molto bello vedere che altre persone se ne impadroniscono, nel senso che la rielaborano con la loro sensibilità artistica, e questa è una cosa molto bella. Massimo Carlotto, quando scrive i romanzi, condivide quello che scrive con la famiglia, con gli amici, con l'editor? Con gli editori prima, sì. Io sono uno che parla tanto del proprio lavoro, nel senso che proprio ho bisogno di un lungo periodo di dibattito sui romanzi, anche sul titolo. Io ho proprio bisogno, e anche questo percorso mi ha portato anche a condividere la scrittura. Io molte volte ho scritto 4 mani, 6 mani, 8 mani, addirittura 20 mani una volta, in caso di Perdas de Fogo, ed è un'esperienza molto bella, perché anche lì si impara moltissimo e si condivide anche il proprio sapere, che è una cosa che si fa raramente in questo paese, ma è importante. Recentemente, nel 2013, sono usciti 4 capitoli delle Vendicatrici, insomma un impegno consistente dal punto di vista del lavoro. Ah sì, per fortuna eravamo in due, l'ho scritto insieme a Marco Videtta, Le Vendicatrici è un ciclo ambientato qui a Roma, la storia di 4 donne che si incontrano in un quartiere e poi non si lasceranno più. E di questa, delle Vendicatrici, c'è qualche ambizione anche oltre le librerie? C'è un grosso interesse dal punto di vista televisivo e cinematografico. Perché si presta? Si presta, sì. Poi, l'hai scritto pensando anche a questo o no? No, non si può scrivere pensando a questo, perché sennò si tradisce il lettore. Questo è, secondo me, ci sono delle regole. Ma però l'ho scritto insieme a Marco Videtta. Marco Videtta di professione proprio uno sceneggiatore cinematografico e televisivo, magari qualcosa è scappato. Ritorniamo ad Adelmo e Lisi, protagonisti di questo romanzo Il mondo non mi deve nulla. Dicevamo che Lisi è una donna che, insomma, ha le idee molto chiare in modo terrificante anche,
e ad Elmo invece si trova gioco forza dover entrare nelle case degli altri per arraffare qualcosa e portare qualcosa a casa, soprattutto perché a casa si aspetta che lui qualcosa porti. È molto goffo. Ti sei ispirato a chi? Ovviamente nome, cognome, indirizzo. Allora, molte persone coinvolte dalla crisi si sono andate in qualche modo al crimine, ma hanno una caratteristica, me l'hanno detto molti poliziotti, anche qualche giudice, sono goffi perché si vergognano. E questa è una novità, no? Nel senso sì. Che gente non voleva, cioè aveva altre aspirazioni nella vita. Quando il crimine non è una scelta, come dice nel romanzo, uno è destinato al carcere, ecco, perché proprio. E lui è goffo perché non vorrebbe fare questo, proprio si vergogna. A proposito di consigli dati da gente del mestiere, insomma, per altri tuoi lavori hai lavorato, ti sei documentato ampiamente, in alcuni casi per anni, insomma. In questo caso, quali sono state le tue fonti di ispirazione, oltre alle passeggiate a Rimini? Beh, un lungo lavoro che faccio da tempo sulla crisi, che è iniziato con un altro libro che è stato prestato al teatro, che è Niente più niente al mondo. D'altra parte mi interessava molto la figura di Liz, perché un'altra cosa che mi affascina sono i lavoratori delle grandi macchine della vacanza, come possono essere le crociere. E il mondo delle croupier è un mondo affascinante dal punto di vista letterario, perché sono assolutamente sempre impassibili, quindi vedi queste persone impassibili che fanno divertire gli altri, ma ti chiedi che cosa c'è dietro. Allora, a forza di chiedermi cosa c'è dietro, è nato il personaggio di Liz. Roma è una città che ispira Massimo Carlotto? Sì, Roma ispira. Roma è pericolosa da questo punto di vista, perché ogni volta che ci vieni ti viene in mente una storia da raccontare, però è anche una città molto raccontata. L'ho fatto con Le Vendicatrici e sono molto contento di aver raccontato Roma. Nel frattempo stai lavorando a qualcos'altro oltre alla riduzione teatrale, alla versione teatrale del Mondo non mi deve nulla? Beh sì, sto lavorando, anche perché ormai i lettori mi minacciano per strada, ai prossimi non due romanzi. Non sono mai sazi però, perché non si può dire che tu ti sia tirato indietro negli ultimi tempi. Però sono arrabbiati perché sono tanti anni che non esce la Ligatore. Ah certo, allora nel 2015 due romanzi da Ligatore, l'ho giurato pubblicamente, quindi sto lavorando per questi due romanzi. Vedi, fare le promesse a volte mette in imbarazzo, ma immaginiamo che non sia questo il caso. E allora, ricordiamo, nelle librerie Il mondo non mi deve nulla, edizioni EO, Massimo Carlotto, grazie intanto per esserci venuto a trovare. Grazie dell'invito.